mica la dolorata per chiedere una grazia. O Vergine addolorata, madre dal cuore trafitto, sostegno delle nostre pene, volgi lo sguardo pietoso su tutti noi e ascolta la nostra preghiera. Stanchi, delusi, pieni di amarezze, facciamo ricorso a te, o madre clemente e pia. Col pentimento nel cuore ti presentiamo tutte le nostre colpe, ti chiediamo di ottenerci misericordia. Tu che a nessuno neghi protezione e aiuto, accoglici e concedici di restarti accanto per rivivere con te la passione e la morte del tuo divin figlio. Le sofferenze inaudite che gli causò l'atroce supplizio, le umiliazioni che subì dai suoi persecutori, l'abbandono che gli svuotò il cuore di qualsiasi sollievo, potranno, col tuo aiuto, rivelarci il tuo amore infinito e le nostre ingratitudini e ottenerci la grazia di proporre di non rinnovarle mai più. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Per l'amarezza di cui fu pervasa tutta l'anima di Gesù quando fu prossima l'ora del suo patire, concedici, o Madre addolorata, di accettare con santa rassegnazione le prove più amare della vita. Per il suo turbamento di fronte al tradimento di Giuda, ottienici di saper perdonare quanti ci offendono e ci tormentano. Per l'amore con cui egli nel cenacolo fece dono agli uomini del suo corpo e del suo sangue, procuraci la grazia di offrirgli ogni sacrificio in riparazione delle nostre colpe e di quelle di tutti gli uomini. Per l'angoscia, la fame e la sete che lo torturarono sulla via del Calvario, fa che non siamo vinti dall'abbattimento e dalla sfiducia nel cammino della nostra vita. Per il colpo di lancia che aprì il suo cuore, indicaci la via sicura per raggiungere il suo regno. Per tutte le lacrime da te versate nella sua agonia, nell'ora della sua morte e sepoltura, ottienici, o Madre addolorata, la grazia di una sincera e efficace conversione del cuore, perché non abbiamo più ad offenderlo con il peccato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Vergine Santissima Dolorata, il Signore ti volle i piedi della croce perché fosse più completa la tua compassione per i cuori smarriti e oppressi da infinite miserie. E noi con l'animo pieno di fiducia ricorriamo a te affinché la sventura e le afflizioni siano sempre lontane da tutti noi, dalle nostre famiglie. Ma se esse dovessero colpirci, non permettere che l'anima nostra cada nell'avvilimento, nello sconforto, nella delusione, senza possibilità di rialzarsi. Sostieni la nostra umana debolezza di fronte al dolore, donaci il tuo conforto, rimani accanto a noi. E come presso la croce fosti silenziosa confortatrice dell'agonia di Gesù, così sii sollecita consolatrice delle nostre afflizioni. Accetta, Vergine addolorata, questa nostra umile preghiera e ottienici la grazia che umilmente ti chiediamo. Esaudisci in nome dell'amore che ci porti,
Fa che ci elevi il tuo cuore di madre per sempre. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.